Signori, signori, benvenuti, benvenuti in quello che vuole essere un video particolare, finalmente con le nostre manine su Formula 1 2020. Ci siamo, ragazzi. La Schumacher Edition è stata già rilasciata, già da un qualche giorno, da un paio di giorni, dipende da quando vedrete questo video, dal 6 luglio comunque. Io ho acquistato il gioco, però su PC, quindi la piattaforma principale per Formula 1 2020 su questo canale e su Twitch sarà il PC, per una serie di ragioni. Allora, questo è un video, non è una puntata a zero, è un video in cui devo trovare ancora un titolo adatto, perché voglio spiegarvi cosa intendo fare nei prossimi mesi con Formula 1 2020. Allora, molto semplicemente, in questo Formula 1 c'è la nuova modalità che è carriera scuderia, che è quella che porterò molto probabilmente sul canale, qui su YouTube, perché voglio cercare di fare un qualcosa che sia abbastanza originale, ignorante, riprendendo la storia di quello che è stato Formula 1 2019 su Twitch nel mio canale, mentre molto probabilmente la carriera pilota potrei farla su Twitch. Ora, non ne sono ancora convinto, perché potrei portare entrambe le cose su YouTube o entrambe su Twitch, non lo so, ma essendo secondo me la carriera scuderia un pochino più manageriale, si presta ad avere degli episodi di intermezzo tra diciamo una gara e l'altra in cui si cerca di migliorare la vettura o quant'altro, insomma. Quindi credo che sia meglio per la carriera scuderia, il suo ambiente ideale sia appunto YouTube. Entrambe avranno una quantità ridotta di gare, non avranno tutte, nessuna delle due avrà 22 gare come calendario. La possibilità è che la carriera scuderia, la carriera pilota, scusatemi, abbia un calendario da 16, quello medio. Non è detto. Beh, è probabile che utilizzi anche qua quella da 10, come la userò sicuramente sulla carriera scuderia. Perché? Perché sinceramente non ho così tanto tempo da dedicare per far avanzare le stagioni. Quindi io credo che il metodo migliore sia quello di fare quanti più anni possibili, e accorciare la stagione è l'unico modo, diciamo. Spero che sia tarato correttamente il gioco, che appunto gli amici di Codemaster l'abbiano tarato correttamente. Ora, lo si corre, come ho detto prima, su PC, per una serie di ragioni, come vi ho detto anche prima. Quali sono queste ragioni? Molto semplici. La prima è una mera questione economica. La Schumacher Edition su Instant Gaming costa 45-46 euro, quindi ok. Rispetto ai 70 euro classici della versione su PlayStation 4. La seconda opzione, la seconda motivazione è data da un discorso di generazioni, ovvero so molto probabilmente, quasi sicuramente, che su PlayStation 5 i giochi della 4 gireranno. Ora, dato che se prenderò, e molto probabilmente prenderò la PlayStation 5, non mi va di mettere dentro un gioco, diciamo, non studiato per, che quindi abbia delle limitazioni grafiche e di computazione. Preferirei poter magari un domani dire: ok, mi comprerò anche il gioco su PlayStation 5. Il problema qual è anche? Oltre che questo, di non avere un gioco in downgrade, ma averlo preciso per la piattaforma in cui è stato creato, il mio grosso problema è che il volante, lo vedete piccolino qui, il volantino, è il G29, Logitech G29, compatibile PlayStation 3, 4 e PC. Ora, non so, non lo so, se questo volante sarà compatibile anche per PlayStation 5. È un grosso dubbio, tanto una maglietta assolutamente da buttare, questa cazzo ce ne frega. Assolutamente il mio dubbio è quello, e io non voglio
dovermi ritrovare a dire ok, questo volante non lo posso usare su PlayStation 5, o meglio, se sarà così, voglio poter avere Formula 1 2020 giocabile sempre, e il PC mi consente di poterlo giocare quante volte voglio senza nessun problema. Quindi sicuramente è anche questa una grossa fetta importante della scelta che ho voluto fare. Molto probabilmente ci saranno probabilità di fare qualcosa online. Quando dico qualcosa online non intendo Twitch o YouTube, intendo a livello di tornei, non lo so, di campionati, boh, vediamo. Sono molto curioso di vedere cosa potrò fare, anche perché per adesso il discorso aiuti, guide, eccetera, è uguale a Formula 1 2019. Ora, avendo corso circa una ventina di ore su assetto corsa competizione, dove lì il controllo trazione è una roba di base, normale, cioè lo puoi aumentare e diminuire, e l'ABS, quindi il sistema di antibloccaggio dei freni, anti-block system dovrebbe essere, anti-stall brake system, qualcosa del genere, che quindi impedisce alle ruote di bloccarsi mentre si frena. Anche lì è una cosa che c'è e lo si può gestire a livelli di potenza. Qui su Formula 1 non c'è. C'è solo freno antiblocco, sì o no? Allora, per adesso voglio mantenere, voglio fare una transizione quanto più morbida possibile tra il 19 e il 20 e poter dire ok, va bene così. Teniamo gli aiuti controllo trazione medio e frenata e freno antiblocco, sì. Vediamo un domani. Ora, il mio grosso problema è il controllo della macchina, del controllo trazione no, perché veramente quando si parte da fermi o quando c'è una curva in cui ci si inchioda e si passa da magari in secondo in prima, devo ancora capire, ma è solo una cosa mia, è la mia ignoranza, è un mio difetto che col tempo sicuramente riuscirò a colmare. Il freno, boh, avendo una pedaliera dovrei essere in grado di gestirlo, magari gestendo un discorso di impostazioni del force feedback del volante eccetera, potrei aiutarmi a gestirlo meglio, anche quello è vero, vedremo anche quello. Comunque sì ragazzi, quindi vi ricordo che se volete seguire quindi qualsiasi cosa di quello che ho detto, quindi carriera scuderia su YouTube o pilota molto probabilmente su Twitch, vi ricordo di lasciare assolutamente un'iscrizione a questo canale YouTube e al canale Twitch che trovate in descrizione sotto ogni video. Comunque lo trovate sotto twitch.tv/ilterry89 con il_terry89, tutto in minuscolo. Sì, un casino, vabbè, però il link è in descrizione, non potete sbagliare. E potete lasciare anche la follow e potermi così seguire quando ci saranno le live su Twitch. Più di questo ragazzi non posso che dirvi, finalmente abbiamo tra le mani il gioco. Ho già corso un paio d'ore circa, il feeling con la macchina è decisamente migliore, si va molto molto più veloci e non c'è più quella dannata distrazione delle RS. È un tasto, X, fine, acceso, X, spento. Lo si può gestire tranquillamente per magari recuperare da un errore fatto in un'uscita di curva o per avere più potenza in un rettilineo. Quel tasto è il tasto della modalità sorpasso, che lo si utilizza quando magari si avvicina un avversario, magari in uscita di curva alla fine di un rettilineo o in un rettilineo appunto per provare il sorpasso. Molto bene. Le livree per la creazione della macchina nella carriera scuderia sono pochissime, idem nella personalizzazione dell'online, malissimo, molto meno rispetto a quella del 2019. Spero sia qualcosa che modificheranno subitissimo. Gestiremo quello che c'è, insomma. Comunque ragazzi, grazie per le numerose iscrizioni dell'ultimo mese, veramente ce ne sono state tante qui su YouTube. Io non vedo l'ora di potervi portare contenuti su Formula 1 2020, veramente non vedo l'ora. Avevo già registrato qualcosa ma tempistiche eccetera non riesco, quindi ho voluto fare questo video introduttivo che vale un po' come da guida Formula 1 2020, il Terry89, cazzo fai? Qua c'è la risposta. Comunque ragazzi, un saluto, come al solito un bacione, ci vediamo nei prossimi video. Il video giocatore solitario è qui su Twitch, no,
No, il videogiocatore solitario qui su YouTube e il Tengo 89 su Twitch, Fabio in generale, vi salutano un po' tutti. E nulla, ragazzi, ci siamo, ti scendo in pista.